so, Epico, sì. top, Lo so, top, ragazzi, lo so. epico, epico, top. Vabbè, No, dai, vabbè. tutti zitti. Ah no, devo metterlo io insieme. No, vabbè. Epico. Mi Porco metterò padre del Pio. cazzo, Porco padre Pio. Ma io non me ne ho mai reso ancora? conto che dentro le celle ci fossero dei non morti. E quindi? Niente. La pastiglia. No, No, vabbè, no. vabbè. Oh, no, No, vabbè. Epico, epico, epico. Da chi dobbiamo farlo, scusa? Mi farà da te, Dario? O tu hai perso dov'è l'abbiamo l'umanità? fatto? Ma cosa abbiamo fatto da te? Abbiamo fatto No. Sì, niente da abbiamo te. fatto il persecutore da me, non spiega. Ma continuiamo da te, che facciamo le sentinelle? Che hai fatto? Ma e se io non Bruto. avessi un ramo profumato del passato? Bruto. Questo potrebbe essere un problema. Impossibile che tu non hai un ramo profumato del passato. C'è freddo. Attenzione. Uè, C'è siamo in live, siamo in live, siamo in live, freddo. Attenzione, battaglione. c'è Ciao Marcello, siamo davvero in freddo. live. Non ce l'ho il ramo profumato. Io ce l'ho. Io ce l'ho il ramo profumato. Allora facciamola voi. E Mi piace il warning appena qualcuno entra a spammare che sei vabbè. Ce n'è sì, bisogno. ma lo si fa non per cattiveria, cioè non perché Maleducazione. non si sa mai. qualcuno, cioè siamo delle Magari persone qualcuno vuole rispettose, essere nessuno. ninjato e Ci sono quindi stati bisogna dire precedenti, questa insomma. cosa. Non ci sono stati precedenti di Nessun precedente, niente. sia mai. Nessuno, Non non succede ancora. niente. No. Tra un mese potremmo dirlo. Aia. È un mese. Tra 30 anni, quando A decremo 200 diventiamo iscritti. cristiani. Da 200 iscritti andremo lì e diremo Quando Demo prima di Ghost. ritirarci dovunque. Questo è cercarsela, Mi l'ha detto Dario, che cosa potevo farci? Niente. Oh, mettete che cazzo è che non ha messo? Chi è Jerry Sono Scott? Non mi rimasto. ricordavo che sei tu. Maor Mater Ketchup. Cosa? Aspettate che metto Ma l'orologio mi è su venuto fuso, così in mente. posso sentire la palla della culinaria ancora. Raga, a 50 sub. Vediamo i femminili di guerra di Jugoslavia che abbiamo commesso. Oh cazzo, cosa? 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 50 iscritti, riferiamo a quale avanzata russa abbiamo preso parte. 50. Invece a 60 svelerò quale nonno si è trasferito dalla Germania all'Argentina. E del perché io lo stimi tanto. No, E del perché sono questo diventato russo. io ho Bruciato preso il in nonno per distanza. 60 iscritti, cazzo. Un saluto al nonno di Fra che ci stai guardando. Sì. Nonno paterno, Nonno fraterno, direi. eh. Nonno, ma anche il fratello. Minchia, Mica. ho una, come cazzo, un bozzo, ho un bozzo, sotto la pelle, duro, Mica è schifo. è diventato io le mie malattie, come cazzo si chiama? Fategli No, in pratica io mi faccio sempre male ai fianchi, ok? buttare giù quel cazzo, no! Porco Dio, a pallavolo, come mi butto e striscio sempre il fianco e me lo brucio. E a furia di farlo, brucio Con la questa bomba, con la bomba, bruciatura, con c'è il sangue che c'è espulso. la bomba. Via. Che guai. È Questo. l'ultima volta che mi sono fatto male, tipo settimana scorsa. Mi sono fatto male in entrambe le parti, sia a destra che a sinistra. Minchia. E, ah sì, a destra mi è uscito sangue tutto l'allenamento praticamente. Il secondo. Alla sinistra invece no, un cazzo. Minchia, ieri mi sono toccato, ho un bozzo sotto la pelle, sicuro è tipo sangue stagnato, cose del genere, perché non è uscito. Ok. Minchia, è duro, ma merda. Prendi uno spillo. Sì, ho capito. No. E cerca cosa c'è dentro. Fai Sangue. l'unboxing. Corrobora. Mi sto tagliando le crostiche dall'altra parte. Raga, un problema. Che problema? Aiuto, Ce n'è Augusto. solo uno. No, frati, Destro dove ti pollo. sei incastrato? Mi sono incastrato vicino al fabbro.
Ti ha menato come Fabri. Step brother, I'm stuck. Step brother, I'm stuck. Sì, forse ci può spaccare. Aspetta che lo spacco io. Ok, a posto. Grazie. Risotto. Risotto. Con l'erbe. L'hai aiutato, Dario? Eh? L'hai aiutato? Sì, sì. Mica se mi ha aiutato, me l'ha messo tutto super bravo. In culo. Sentire le sono dall'altra parte, spiga. Sì. Dai, li sentire le sono dall'altra parte, cazzo. Ma qui manca... Io sto seguendo a spiga. Ma non hai preso la cassa di Twitch? Sì, che l'ho presa, la scassa. La cassa di Twitch. La scassa. Ma l'hai presa le... Me l'hai presa le capsule di Twitch? Non c'è. Non è possibile che non c'è. Nessuna cazzo di capsula. Chiedi anche a spiga. Secondo me sbagli. Ma l'hai guardato dall'applicazione? Porco il signore. Ma quale signore? È quello del piano di sotto. Quanto c'è? Ma c'è molto, è molto in alto quel piano. vabbè. Lo facciamo da qualcun altro che... Io non ho ramo. Non è ramen. Va bene, ramati. Da me non è ancora uscita la capsula. Ecco. Get good, coglione. Perché cazzo ho usato un'effigie umana, sono stupido. Minca, Dario. Vabbè, fuchi tu, bravissimo, vabbè, Dario. Vado ad aumentarmi l'uso di Estus, sì, un attimino. Come fai ad aumentare l'uso di Estus? Dove l'hai trovata? Oh, coglione. È quella che c'era dietro il muro che mi stavate dicendo di andare a dammi tutti i cazzo di soldi. Cioè, hai finito il gioco 10 volte e ancora non so dove sono le frammenti. No, no. Forse ero solo 10. Dannazione. Quanti sono? 20, tipo. Boh, ogni volta che non sappiamo a cosa giocare ci costringe a giocare a Dark Souls 2. Ci costringe. Il regno del terrore. Ragazzi, io dico, giochiamo a Dark Souls 2. Va bene, l'ho già scaricato. E io ti dico sì, però faccio la rabbia con i pugni. L'ultima volta hai detto, ragazzi, mi sono scaricato Dark Souls 2 e tutti noi. Ok, va bene. Dai, io mi faccio questo personaggio. No, non è che voi mi avete detto di no, comunque. No, no, è il contrario, non ce l'hai neanche chiesto. Ma non è vero. No, ragazzi, cioè, potenziate senso, il pugno. Sto arrivando. Avresti potuto scaricarlo anche soltanto per giocarlo da solo, che è probabilmente quello che volevi fare. Ma infatti sì, l'ho fatto perché sei una persona sola, fai schifo. Vi siete uniti, tutti voi. Sto evocando. Ti di merda. Ma anche le doppie... Le doppie lame hanno il l'altro moveset, diciamo. Moveset. Non so se puoi fare doppie doppie lame. Doppie doppie berette, sì, però. Sì, sì. Ah, funziona soltanto per il dual wielding? Credo di sì. Non lo so, Non sono esperto. Non è esperto, lei. Ho droppato lo spadone reale, se interessa qualcuno. Minca! Vabbè, dai, prendi per il culo tu, prendi per il culo. Intanto tu non ce l'hai lo spadone reale, che solo lo spadone finto. Ma che cazzo di grasso tu, Bam. L'altro giorno. Vai, come sì, storia. Hai visto un con le scarpe di gomma? Un mi stava per investire Massimiliano Med. Ma quello stamattina? Perché stavo attraversando e passa questa macchina senza guardare nulla, quindi sono rimasto fermo. Blind run. Come fa una macchina a guardare, scusa? Ricordati. Guardo male il tipo, poi lo riguardo un attimo, aspetta, Massimiliano Med. Cosa? Ma che cosa fa? Non ho capito cosa hai detto. Ormai te lo sei perso. L'ha riguardato e ha detto ma qual è Massimiliano Medda? Ah, e gli hai fatto un ghigno. Mica se mi stavo, cioè, non ho neanche guardato tutto quello, quindi non c'è neanche il senso di farlo. Grande Jerry Scottex, come sei morto? Sono caduto di sotto. Ah, è il modo migliore.
Com'è fatto che l'avevamo già ucciso il tipo? Sono venuti di sotto, ok? Non farti domande. Hai dato una spadata, Fra, lo sai che non devi dare le spadate. Non farti le cazzo di domande, vado a metterlo... Boh. No. Sto tornando, merda. Yeah. E c'è ancora un cane vivo. Te l'ho messo prima, dopo le scale, a priori. Ma dopo le scale intendi sotto? Dopo le scale a priori. A priori, va bene. Ah, ecco, che questo è comunque prima delle scale a priori, però vabbè. Ah, ma vaffanculo. Cosa, Dario, cosa vorrei dire? No, no, vabbè, parlavo tra me e me, tranquillo. Greve. Spiga, no, che cazzo fai? No. Ma minchia, spiega pure tu adesso. Non pensavo mi shottasse. Hai fatto one one con il persecutore. Il persecutore no. Il persecutore è già morto. Devo abbassare il volume della musica perché... sale le scale. Ah, comunque l'altro giorno ho riguardato i vecchi video di Dark Souls 2. No, mi faccio porlo, che palle. Eccolo, lo vedo. Dicevo, stavo guardando i vecchi video di Dark Souls 2, erano veramente brutti. Quindi niente riupload. Perché è veramente brutto? No, erano veramente brutti. Noiosi come la morte. Almeno i primi due. Beh, non so, magari migliore. La morte non è così tanto noiosa. Allora provala, Marcello. Così. Aiuto, c'è Forlorn. Mi date una mano. Sono io sto aspettando a spiga, però non c'è. Fatti ammazzare, Fra, dai. Troia. Fatti ammazzare. Sopra la scala. Ah, è sopra la scala anche tu, ma io sono tornato al falò. Ah, uff. Arrivo. Oddio, mica spero che Forlorn ti metta quel cazzo di spadone nel buco del culo. Oh, ero andato a prendere spiga, che cazzo devo dire? Ma vaffanculo, tu hai spiga. Ma io le ho detto. E chi non ve lo dice? Vaffanculo, vaffanculo. Dai, rimettimi il simbolo. Adesso devi tornare al falò, no, non è vero, te lo metto nelle scale. Che palle, oh. Sai che c'è Forlorn qua sotto che ti sta annoiando, poverino. Con quel cazzo di spadone non può salire le scale. Arriva, baba. Adesso mi è arrivata la notifica che siete in live comunque. Chi è in live, scusa? Voi, coglione. Voi chi? Ma mi stai dando del voi? Sì, mi stai dando del voi. Lo sai che è no, l'applicazione è fallita, il segno è scomparso. Voi. Che cazzo succede? Boh, l'ho rimasto. Io... vade, babarca merda, minchia, che cazzo è? Cristiano Ronaldo con le frecce, questo qui. Cristiano Ronaldo con le frecce. Mica le fa queste cazzo di curve che è, boh, Roberto Carlos. Roberto Carlos, visto che è bravo. L'altro giorno stavo parlando con il coinquilino e mi fa... No, tu non hai capito cosa ha fatto Giovanni Corona l'altro giorno. Lo guardo e gli faccio. Oh no, tu conosci il simbolo che non si chiama appare. Giovanni Corona. Ah no. Lui, sì, perché anche tu e io è circa. No, no, mettilo qui, che salfalo. Mica nice, cazzo. Ma non so che dirti. Chiami qua Forlorn. Ma perché io ti ho evocato e poi mi ha detto è scomparso, quindi... Ma l'ho rimesso, È rimesso. Ma ce l'hai il simbolo? Sì. Ok. Aia. Prova a uscire dal gioco e rientrare, Spiga. Spiga e Dario. Stavo convincendo anche alcuni dei miei colleghi. Cioè, c'è una mia collega che voleva iscriversi. Mi fa. Ci fa. Non lo so. E io. E fallo. E dai, Roma. Dai, Roma, dai. Sì. Nice. Se non passate fin qui, tutti e tre. Quando pure saremo su Discord a cambiarci le risposte. Mi dissocio. Onesto. Davide mi sta scherzando. Ma Davide chi? Davide Armando Rifugiato Recupero. Almeno
Scabette vede giuste però. Sì. Guarda, allora spiega, con Dario ho pensato a questo algoritmo per risolvere il compito di logica. Praticamente uno inizia dalla prima domanda, uno dall'ultima e uno da metà. Sono d'accordo. Ma così... quello di metà deve farne una sopra, una sotto, una sopra, una sotto, una sopra. Ok, perfetto. Perfetto. Cosa? Io mi prendo quella alla fine. Ok, Dario, tu dovevi fare inizio o metà? Metà, dai. Va bene, ok, fatto all'inizio, perfetto. E appena ci si incontra, e appena ci si incontra, bisogna scambiarsi le risposte. Va bene. Non ci si incontra. È tutto ipotetico, comunque. È tutto ipotetico, ovviamente, Davide, stiamo scherzando. Mica sto cazzo di simbolo non appare, c'è un problema. Ma l'hai messo alle schiave, spiega? Sì, ma sopra o sotto? Ma là sotto e non qua sopra? Sopra. Ma quali schiave? Come tocca evocazione? No, spiga, non hai capito che cazzo di bug. Il tuo simbolo c'era. Solo che me lo mostra come un messaggio. Oh, io no, ho capito, è tutto buggato. Anzi no, non me lo mostra proprio. Cazzo. Comunque sono 60 persone che passano al quanti sono iscritti? Quello di programmazione. Non so se lo posso dire. No, non puoi. Attenzione, in live. Però ormai è troppo tardi. Devo eliminare un'altra live. I veri bro lo dicono. No, intendo, non so se posso dire quanti sono gli iscritti. Ok. Sì, che ok. Non lo so. No, non dirlo. Che puoi... No, non dirlo. Cioè, vabbè, ma a noi piace il rischio. Io lo so, ma da tipo tre fonti diverse. Iolo. Il fatto che... Lo mettono 69. È già un'informazione. No, non informazione utile. Che fossero due, che fossero 400, non potrei dirlo a prescindere, quindi... Vabbè, quindi ne passano 60 da quello di programmazione, quanti ne passano da... No, 60 da quello di logica, cioè... Ah! Quello di logica, 60 passano a quello di programmazione. Ah, ok. Invece di quello di programmazione è a scelta di quanti... Diciamo che... A 20. Fissato a 20. Fra, okay. Vedendo le domande che stai facendo, la parte logica la vedo grigia. Non è comprensione del testo, è logica. Sono troppo calmi oggi. Mi sembrava giusto... Sì, fartelo sapere. Mi rompere i coglioni. Non rompere i coglioni. Battaglione, no. Che poi mica ci sono alcune domande che sono del codice, però non lo puoi far andare in Python perché tipo ci mette un'infinità di tempo. E il bello è che dà errori di arrotondamento. Tipo una funzione che ripete la cosa per 6 volte. Avevo fatto il calcolo, era tipo... Com'è che era? Era tipo... 700 chiamate di funzione che faceva quella cosa lì. Ti odio, Dario. Mi stai proprio sul cazzo. Va bene. Mad. Sì. Perché? Mad. Micchia, odio la gente che inizia la frase dicendo sì, ho visto che... Deve spiegare qualcosa, mica non la spiega. No, l'ho spiegato, ho visto che erano 4 giorni. Vabbè, mica ci stavo pensando, non mi ricordavo il numero esatto, scusami. Non ho tutto questo cuore io da metterci. Non ho tutta questa attenzione da tenere relativa, cioè... Lo dice subito come lo dice, appunto. Sai, sto facendo della roba qui, non è che so... Però c'è da dire che quello di logica è open book, quindi dai... Oppure open ce lo book. Dividiamo in... Vabbè, anche gli esami di scatenia erano open book. Vabbè, dai, allora. Però c'è da dire anche che... Secondo me, no, dovremmo dividerci in chissà fare meglio le cose. Ancora. Dovremmo dividerci tipo... Ma tipo studiare. Ma che studiare? Ma che cazzo dici? La logica non ti studia. Mi sono iscritto tipo ieri. Studiare lo strong. Oh cazzo.
Io perché sto attaccando Milissa? Sono un cazzo di mago, porca troia. No, ma perché ce l'ha come quello? Ah? Confondo gli avversari. Ritra. Porco dio. Dai, dai, rimuovi. Ma nel gioco. Che cazzo ti permetti? Nel gioco. Vabbè. Sai che forse muoio davvero. Dai, Dario. Quasi, quasi, Però me la sono... Me la sono vista brutta. Ma brutta, 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 Ma è un po'. Si potrà fare il berry. Attenzione. Spiega, hai altre cure oppure no? No. Ok, non so se ti posso droppare gemme. No, vabbè, gemme ne ho, però. E usa le. Cazzo dobbiamo morire. E chi cazzo ha detto che dobbiamo morire? Ma sì, ma moriamo, ma ce li facciamo confrato. Vabbè, sprechiamo queste effigie, dai. Ci farò un effigie. Oggi, mentre eravamo in fila per la pizza, no, io, a me e Dario ci hanno aggiunto un gruppo di regalo di laurea di una persona che si laurea. Abbiamo visto tre volte. Oddio, abbiamo dopo visto più di tre volte. Dopo tre anni di silenzio. Maria. Dopo tre anni che non la vedevamo. Maria. Non so. No. Dovrebbe laureare anche lei, no? No, no, no. Maria la stiamo vedendo quasi tutti i giorni. Ma la dobbiamo indovinare questa persona? Cosa? No. Dobbiamo indovinarla questa persona? No, no, no. Era no, semplicemente no, per dare contesto. E niente, qui ci siamo finiti con questi qua che dicevano sì, io metto 20 euro, io metto 30, io metto 50. Poi ci siamo io che abbiamo messo 10 euro a testa. Io volevo metterne 5 inizialmente. Ma io neanche ci li avrei messi. Ci stavo pensando, però... Cioè, ma dot pin mentre stai che lo vuole offesa. Oh, ma cazzi tuoi ogni tanto? Cioè, allora, sto cazzo il simbolo me lo mettete o no, eh? Cazzo. Hai aspetta, però non evocarmi subito che non evocarmi subito a destra dello schermo. Appena qualcuno fa qualcosa subito, tac. No, dot pin, si che scala, sì. E basta, dialo. Io per non giocare ai giochi. Fra, ma il simbolo dove l'hai messo? No, aspetta, lo metto al follow, metto al follow. Ok. Tanto mi devo siedere. Oggi ho questa voglia di cazzo. Cazzo, sì. Bro, fossi solo oggi. Minchia, bro. Tu sì che mi capisci. Sono qui per questo. Mica, bro. No, ma non è che dice a Davide faccio interesse per challenge. Dai che mi serve quel 30 e lode. Dai che mi serve quel tirocinio. Cioè, io dico entrare... per favore, cioè... Cazzo, allora non dirglielo. Se per challenge ti dà 30 e lode. Sì. Ma in cosa? Nella vita. Cioè, ecco. Detto così non ha senso per quello. Cioè, come me nell'esame sbagliato, perché me l'hanno convalidato come un'altra roba che non ho dato, quindi... No. Un po' dipende. Praticamente questi corsi qua li puoi far valere come esami a scelta da 6 crediti. Cyber come challenge, tirocinio da 15, sottolineiamo. Oppure sì, tirocinio. E Cyber Challenge... No, non è che ti fa valere tutto il tirocinio, ti fa valere una parte. No, vale, io ci speravo. Ma ta cazzo Zennica, sono 150 ore di tirocinio, secondo te lo fanno passare in... Magari sì. Vabbè, 150 ore le faccio una settimana io al lavoro. Vabbè, sì. Tu, oh no. Chiama il capo. Ma sono integrate, anche le catene e la frusta. No, quelle le compra lui. Più che altro mi fa ridere il fatto che io ho detto la cazzata e Fra dice sì e neanche mi ha ascoltato. Ma no, perché tanto so che ti sbrucca, quindi non mi sembra neanche così tanto difficile, quindi
No, Dario, non credere. Vabbè. Probabilmente prendono le ore che hai fatto lì e te le convertono in cucina, ma manco tanto. Oh, io lo faccio, poi vedremo. Sì, beh, certo, farei meno tirocini. Però è vale tutto. Mica se mi pagano a tirocini o mi cazzo, eh? Non lo so, non lascio il tempo. Sto dicendo che mica mi sto evitando ore di tirocinio con questa cosa, però se poi mi pagano al tirocinio mi sarei potuto fare più soldi. Pensa che il potrebbero non pagare. Dovrebbe essere pagato. No, a volte ti pagano. A un mio amico l'hanno pagato. Bro, te non ti pagano. Tirocinio universitario? Sì. Lo so, anche io ho sentito che non dovrebbero pagarti, però a quanto pare è successo. Ma sono di nero. No, no. Sus. Boh. Sus. Sul di nero. No. No, erano semplicemente contanti. No. Semplicemente contanti, senza scontrino. Minchia, come il kebab al marcio vicino alla linea frente. 5 euro piadina kebab e bibita. 5 euro piadina kebab e bibita? Sì. Senza scontrino, ma questo qua è quello dei cesti. Bro, l'ultima volta sono andato a mangiare là con Cabidu e vi ha pagato lui. Mica troppo. Quest'altro tipo che stava mangiando, ma va, a un certo punto no, cazzo di rutto potentissimo e poi continuava a mangiare tranquillo. E c'eravamo io e Cabidu con questo qua a metro di distanza, stavamo cercando di non morire dal ridere. È stato abbastanza difficile. Vabbè. Ma dopo che mangi il kebab da questo qua muori. Sì, bro. No, vabbè, top. Bro. Siamo noi dopo tutto. Minca. Beh, per fo. Ma no, comunque stavo finendo il discorso. Ma nessuno interessa, quindi sei zitto. No, ma me l'hai chiesto tu questa cosa, che ti... No, non mi ricordo neanche cosa ti ho chiesto, sei zitto, non ci interessa. Del perché vale 30 lode quel cazzo di esame. Ti ho chiesto ieri. 30 crediti. Su. Minchia, magari. Vale 30 lode perché sì, lo passi, punto. Sei genio, sei forte. Dicendo che sono un genio. Boh, sì. Poi se hai anche capito quello che ti hanno spiegato, vai pure nel team di Israel Sland. No, ma credo se tu passi, cioè se tu finisci il coso puoi entrare, anche se non sai fare un cazzo, quindi... Come? Perfetto. In che senso? L'unico requisito per entrare nel team è aver finito tutto il percorso, quindi essere tra i 20 e aver dato... Ma il percorso lo fai bend up? Percorso? Niente, Marcello. Ma devi averlo dato Ale per il trailer. Io l'ho dato. Devi averlo sbagliato. Almeno una volta. Per caso puoi entrare. Era la fra, minchia. Cazzo. Se l'hai già provato, l'hai sbagliato. Ah no, va bene. Cioè anch'io quando l'avevamo passato insieme. Raga, dai, no, adesso moriamo di nuovo, è finito. Spiega, mi dispiace. È andata così. A volte si vi. A vivi. E beh. Vamonos! Se lo dobbiamo fare da me vado a farmi il cazzo. Posso andare a comprarmi il cazzo? Ramo profumato. Boo. Non mi ricordo dove l'ho preso, lo sai? Guarda la wiki. C'erano delle casse in zona San Benedetto, no, dov'è? Nella zona dei vari aghi. Lo fa. Dove la figlia ha minacciato Peace. Dove la figlia? Ha minacciato Peace. Cos'è sta cosa? Aspetta. Allora, praticamente c'era Lorenzo.
Il momento della storia. Chi è del Papa Castore. Chi è Lorenzo? Anche. Perché lo chiami Lorenzo? Perché mi chiede così? Perché sento Maria chiamarlo Lorenzo e mi viene anche da anche a me. E c'era Pisu che stava... che stava tornando a casa di Maria. Bello questo intercalare. Che stava tornando a casa di Maria. La storia è bella. Che stava tornando a casa di Maria. Soltanto che lei abitava prima, abitava in via Quintino Sella. Via Quintino Sella è vicino a casa mia dove è adesso, quindi... molto dentro il Bronx. Oddio. E fammi bere, cazzo. Ho quasi finito la missione di Warframe. Smettila. Calmati, cazzo. Praticamente era al semaforo, in un semaforo. Non vi dico quale perché dentro lo sapete quale. Ed era rosso. Allora non c'era bisogno di dirlo. No, c'era bisogno di dirlo per il semaforo. Era fermo lì e avevamo una macchina ed era rosso. La macchina andava... rossa. Ma mi state prendendo per il culo? Adesso sì. Ok. Era rosso. Anzi, mi sa che vado a togliere le cose alla lavatrice. Torno subito. Fate dei coglioni. Praticamente la macchina davanti a lui brucia il rosso, da ferma la macchina, corre e brucia il rosso. Ok. E Lorenzo fa, e Pisu fa, ma che cazzo, perché hai fatto questo? Va avanti, si ferma, e a un certo punto si avvicina a questa pigna, che gli fa, si avvicina al posto del conducente, e gli fa, scusa, ce li hai 2 euro? Erano le 2 di notte, contestualizziamo, erano 2 o 3 di notte, e sente il rumore della maniglia che stava cercando di aprire la maniglia, questo qui. Pisu pensa, vabbè, meno male. Meno male che è chiusa. Come è chiusa? Era chiuso, cioè era bloccata la portiera. Quindi non poteva aprirla. Ok? Sì. Okay. E c'è chi lo chiude? Sì, non... Ok. Vabbè, era chiusa. Ah, ok. E il tipo si accorge di questa cosa, credendo che Pisu se ne fosse accorto, e fa il giro dall'altra parte. Stava andando al posto del guidatore. A un certo punto Pisu realizza che... Del passeggero, scusami. E realizza che la portiera del posto del passeggero non si poteva chiudere, non si poteva bloccare. Quindi ci pensa un attimo e brucia anche lui il semaforo davanti. E se ne va, perché non poteva fare molto. Aveva solo un passaggio. Un passaggio con cocaina. Davvero, cocaina no. Cocaina purissima. E quindi? Com'è finita la storia? E quindi è finita che Pisu si è salvata la vita. Ma sei sicuro? Perché non lo vedo? Deve essere che non si è salvato completamente. Bro. Si è salvato nei nostri cuori. Ma mi dice che fa Lock New Vegas. Oh, guarda, subito! Istantaneamente, cazzo. Cioè... Manco faccio il tempo ad avviarlo. Già là, cazzo. Per forza, ma che cazzo, ma smetti. Però ho questo, ho giocato a Skyrim VR e comincio a dare colpi alla scrivania. Pensa, potresti anche dare colpi senza giocare. E do questo cazzo di pugno potentissimo per controllare la scrivania, mi sono fatto male. Questa è davvero esperienza immersiva. Minca. Ti sei proprio sentito un ladro. Come ogni giorno. Come? Visto che sei una sanguisuga della società. No, io mi dissocio. Non mi associo in realtà. Ah. Minchia, è vero che Fallout c'è un cazzo
cazzo di accelerazione del mouse per quel cazzo di motivo. Papà però. Beh, intanto che Dario fa queste cose, mi sa che vado a vendere le mie palle. A quanto? Abbastanza. Beh, è un buon manga. insomma. No, non l'ho mai letto. Aia. Adesso ho sentito parlare. Non è un bel manga. Perché non è un manga? So gusti. So bad, so good. Oh, ma YouTube, quando è che faceva la nuova recensione? Non è più quello di una volta. Bro, da posto? Da posto? Sì. Io sono serio, eh. YouTube non sta continuando a fare recensioni. Da me prendi anche fa. Si è trasferito e le fa anche nel canale di, del gatto. Ah, minchia. Doppio guadagno. Minchia, Marcello. Mango. Bro. Smetti. Ma stai distraendo, Marcello. Avviarlo? Una sola volta non è abbastanza. Quanto pare. No, dovevo togliere l'accelerazione del mouse, altrimenti mi viene il cancro delle palle. Ma sposti quanti che per quale troppo. Non sapevo questa correlazione, lo sai. Ma è il mio medico. Anche lui è un grande giocatore di Fallout. Con l'accelerazione del boss. Lui l'ha provato sulle sue palle. Ah, perché il volume è così alto, porca la madonna? Io mi dissocio. No, l'ho usata. Questo è quel po' di meme, per qualche motivo... Da poco? Guarda, una quantità di meme di Fallout enorme. Da poco? Mi sono dimenticato di dirvelo. È successa una cosa fantastica. Cioè, non bella, non bellissima, però fantastica. Carbone ha preso fuoco spontaneo. No, magari, mi fa un sogno. Però non so se c'è anche Spiga, perché Spiga ha bisogno di sentirlo. Spiga. Ci sei, ok. Spiga. Settimana scorsa, prima settimana, era a casa della mia ragazza. Eccomi qua. Stavamo chiacchierando. E mi stava dicendo che il pomeriggio c'era il figlioccio e lo stava aiutando per fare, tra virgolette, dei compiti di religione. La sera doveva andare al catechismo e gli avevano dato questi compiti, esercizietti, ok? Questo qua ha tipo 10 anni. E come esercizietto aveva essenzialmente il capire e ricordarsi i 10 comandamenti. Ok. Ok. Questo se li ricordo. Esatto. Perciò sono andato a cercarli, perché appunto nessuno se li ricorda. E dopodiché dovevano leggerli e riformularli essenzialmente a modo loro. Oh no. Ok? Quindi 10 comandamenti sono tipo non uccidere, non rubare, non desiderare donne altrui, non desiderare cose altrui, non fare niente. E ne stavamo parlando, io e la mia ragazza, dopo questo. E mi fa tipo, che poi non ho capito, questa cosa non ha senso, è pieno di cazzate, e perché hanno messo la voce, cioè il comandamento non desiderare donna altrui? Ma lo sai che ci stavo pensando adesso? Non ha un cazzo di senso, la solita cosa maschilista, bla 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 bla. E al che
me l'ha fornita su un piatto di diamante, paura, praticamente. Ho paura. E gli ho dovuto dire, beh, sai cosa? In effetti hai ragione. No, no, no. Perché in effetti non doveva fare un comandamento a parte, visto che voi siete oggetti. E dovreste ritornare nella categoria lì sopra. No! Quindi... Ovviamente tutta ironia, tutta... Al che... Dario, blocca la live una. ormai è andato. Ovviamente lui ha un canale suo, lui ha un canale suo. Al che ci pensa, ragiona al a quello che è successo, ci pensa e nonostante tutto mi dice, no, secondo me è una stronzata. Va bene. Ormai la prende per buona la tua... L'ha presa con filosofia comunque. Io ho dato la mia opinione. E lo sai che lo stavo pensando esattamente in questo... Cioè, me lo stavi raccontando e ho pensato in questo momento. Aspetta un attimo, vero? Ma potremmo... E potresti risparmiare uno slot. Potresti risparmiare uno slot e fare qualcos'altro in quello slot, invece no. Non tutti così. Questo non è efficiente, Gesù. Non è affatto efficiente. Oh, yeah. Si scherza, ovviamente. Una battuta. Non è per niente efficiente, Gesù. Il signor Gesù mi ha proprio deluso stavolta. Dai, ragazzi. Aiuto. Simbolo l'ho messo. Dai, Roma. Comunque Dario sei senza anello. Cazzo, è vero. Fra, comunque sei senza vita. Fallito. Calmo. Get mad. Aspetta che accendo un torcione. Sono... Io ho quasi rischiato. Quindi dovrei andare a Napoli a lavorare. È brutto. Ovviamente... Yeah. Vabbè, dipende dal periodo. Se è in depressione, ti consiglio di farti un salto. Oh my fucking god. Cioè, se in prosperità ti conviene, se in depression no, mi dispiace. No, il contrario, se in depression ti conviene andarci, compra tutto. Compra tutto, sì, vatene. Ma lui ci deve andare a lavorare, se non c'hanno soldi per pagarlo, che cazzo gli serve? Ma il lavoro è... È la compravendita. Esatto, è quello che arriverà dopo. Ciao. Yes. Che poi ho capito come funzionano i pirati in quel gioco. Devi fisicamente gioco? Nel gioco delle il gioco della vita. Yeah. Devi fisicamente incontrare delle navi pirata. Devi sbatterci addosso, quindi. Praticamente parlando. Marcello, fatti i cazzi tuoi, non ho capito. Un gioco di blackjack escludi il lusso. Prendi le distanze. Sei un esploratore. Spiega, ricordati. Se... ricordati la fischietta. Si dice? Spoiler. Sei un esploratore. Il tuo obiettivo è esplorare il mondo. Sei un capitano e devi comandare una nave, no? Aspetta, facciamo una cosa. È un pseudo-RPG, no? Il tuo obiettivo sarebbe quello di esplorare il mondo, però non hai i soldi infiniti, devi poter vivere, devi guadagnare. Quindi il gameplay essenzialmente è... Porco... Perché questa... Perché così potete fare il persecutore. Ah, ok. Quindi l'obiettivo diventa commerciare, comprare le merci al prezzo più basso possibile e rivendere al prezzo più alto possibile. Sì, aiuto. Dove sei? No, ho fatto una cazzata. Il gioco si chiama Selinghiera, comunque. Così te lo guardi. Non esiste. Non esiste. Non esiste neanche il Reddit per quello di questo gioco. No, esiste e ti fanno. Ti fanno la moderazione prima di farti postare un messaggio. Perché non si sa mai che qualcuno inizia a vendere bambini usando quel Reddit.
Allora, beh, già fatto. No, non... una volta che il Napoli è Ragusa. Comunque non esce il persecutore, non so cosa avete fatto voi prima. Quello che avevamo fatto era semplicemente essere in due invece che in tre. Comunque allora ti rimetto il simbolo lì. Prova ad entrare dentro la stanza. E dentro la stanza la... forse ci sei già entrato. No, è il barile. Sì, mi dispiace. Oh, è sto cazzo di Baxter, no. Vediamo la wiki, cosa ci dice. Come si chiama in inglese il persecutore? Vabbè. Secondo me devi tagliare un vocale. Persecutor. Potrei crederci. Persecutore Dark Souls 2. Vediamo un attimo. Va bene, bella sta wiki, grazie. Sai che lo usa la wiki? Le persone forti come me. Riappare nell'arena del demone della forgia? No, direi di no. Spoiler? La sfida dove appare... ma il gioco è uscito da molto, quindi può. Ah, ma appare in un altro posto. Ma che cazzo sono tutta questa cosa? Senti, uno appena sotto il falò dopo l'estensione della rovina. Ah, ok. Nel cortile vicino a Macduff, accessibile solo raggiungendo la bastiglia del potere. Macfuck. Ma bro, me l'ha servita, non è colpa mia. Non è vero che non spona, perché l'abbiamo visto anche da poco. Ok, Macfuck. Secondo me non lo sa nessuno cos'è che lo fa spawnare, oppure no. Aspetta, controlliamo in inglese. Ho scoperto come si chiama in inglese. Pursuer. The Persecutor si chiama. The Persecutor. Bro, ma perché non l'hai visto nascosto? Si è nascosto. Lo guarda la live. Cazzo fai? Sei fortissimo, bro. Ma te cazzo? Campione mondiale di nascondilo, non lo sapevi. Minchia, campione mondiale di nascondilo. Minca. Non c'è scritto nulla. Non lo sa nessuno perché appare o non appare. Che cazzo è successo? Ah, no. Ah, mi hai evocato, no. Mi sono cagato addosso. Che cazzo è successo? Cavallo. No. Mi pare una bannata da Twitch, l'ha detta. No, dai, adesso nascondilo. Ascolta, Fra. Vabbè. Prova a buttarci fuori a tutte e due. O anche così. Vieni, no, qui, Fra. Il mio modo di fare. Va bene, arrivo. Arriva. Ah, ecco come si faceva a salire qui. Ce l'ho fatta. Bravo, anch'io. Bravo, coglione. Porca troia, che freddo. Sì, effettivamente c'è freddo. Ma oggi è una giornata mite. Tiepida. Minchia, vieni a casa mia. Dio buono. Ma una minaccia. Aspetta, provo ad andarmene anche io. Ma non l'avete comprato, ramo profumato, no? No. Sapete che vi dico? Cosa ci dici? Ciao. Che...
c'era una volta in pratica Non sto spawnando, non sto spawnando. Boh, prova a muoverti un po' in giro, fra dai. Non so. Torna su e riscendi. Cazzo ti devo dire. E poi vai verso il portone che si alza. Sto provando a nascondermi veramente dietro il palo stavolta. Vediamo se ci riesco, Devo prendere la prospettiva giusta. Eccolo qua. Fatto. La prospettiva. La prospettiva. Non sto spawnando. Vabbè, fra. La merda, dai. Okay. Mi hai evocato tu, sì, perché mi sei dimenticato l'anello. Ok. Dai, hai spiegato di te anche tu quell'anello del cazzo, dai. Ah, bene. Ci stai provando anche tu. Ma non sei bravo come me. Più di ieri odio i carabinieri. Meno male che non era un'altra parola. Più di ieri odio le forze dell'ordine. Nice. Ovviamente non si stenta l'attaccato da questo commento. Ovviamente no. Tutto in modo scherzoso. Ovviamente no. Spiegate che l'hai messo il simbolo di non alfalo, vero? No. Ascoltatemi, dirò soltanto una cosa. Ed è 27 marzo 2023. Caserma dei Carabinieri di Cagliari. Fuck up. Non dirò altro. 27 marzo 2023. No, smettila. Oh, no, postale. No. Non conosciamo noi a questo. Io non ho letteralmente idea di cosa stia parlando. Poi non... Niente, stai ipotizzando una tenda terrorista. Io non... questi criminali nel mio Discord non li ho mai voluti. Il tuo Discord adesso. Nel mio Discord. Nel mio chi Discord. È che streama, scusami? Oh, aiuto, che paura. Sfiga, dove sei, sbiga? Raga, cosa succede se effettivamente la seconda volta che ho detto succede qualcosa in quella caserma? Guarda, io... Io mi dissocio. Sarei contro di te in quel... Sì, sì, io testimonierò contro di te, sappi. Mica amici di merda che siete. Amici, no, ma chi ti conosce? Non ho capito. Esatto, io non ho capito. Cazzo, tu che sei in Nostradamus, cazzo ti devo dire? Segnata. Ah, già messo il simbolo. Anello, scusami. Questo universo parallelo in cui... effettivamente succede qualcosa e qualcuno troverà questa live e verrò automaticamente arrestato. Vabbè, basta che fai una previsione per ogni live, dici ogni volta un giorno diverso, prima o poi qualcosa succederà. Me l'ho evocato istantaneamente, qualcosa mi dice che non siete voi. No, sono io. Ah, ok. E invece è stato proprio lui. Istantaneamente, ero dove? L'ho messo istantaneamente. Quando uno è forte, mi nascondo dietro il palo. Aspetta, aspetta. Spiega di me se mi riesce a vedere, Proverò. Non darmi indizi. Che poi la casa dei Carabinieri di Cagliari dovrebbe essere anche abbastanza vicina a casa mia. Questa cosa non fa che diventare peggio e peggio. Non riesco a vederti. Dove sei, Dario? La nazione. È troppo forte. Non riesco nemmeno io a trovarmi.
Ah, ma sono qui. Dai, andiamo. Sta gag. No, Fra, non morire, Fra. Fra, aspetta. Andate, stand. Beh, il mio stand prende a pugni, effettivamente. Adesso lo... Ragazzi, sto per fare una battuta. Ragazzi, attenzione. Minuti, 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 minuti. Vabbè. Cioè, no, vabbè, una gemma vitale. Ma che cazzo sono? Un cazzo di fantasma. Sì. Uso un ramo profumato del passato. Stavo per fare una battuta, citare un certo meme. Però poi ho pensato che non era il caso. Che palle, devo fare backtracking. Ma sono. Effettivamente ce l'avevo il dito in avanti per mandarvi come stand. Dove ce l'avevo il dito? Vai, fallo di nuovo, fra. Mandaci. Però io vado dietro perché c'è un nemico qui. Ok. A posto. No. Sarò il vostro scudo. Minchia! Mi stavo incastrando. Vabbè, è andata così. No, raga, io se muoio... Muori. Chiudo. No. Chiudi la porta in faccia alla vita, però non farlo. La knowledge, non la knowledge. E su questo... D'accordo. Arrivando a mettere il simbolo, spero di non morire male. Lo metto davanti alla porta se ci riesco. Minchia. Salute. No, sono caduto di sotto. Perché ci devono essere i buchi in sta mappa? Che divertimento c'è senza buchi? Questo è vero. I buchi sono belli perché ci puoi infilare le cose. E questo ci puoi... è una piccola grande per lei saggezza che trovate solo su questo canale. Ogni buco è trinceo. Io quando io più parla Marcello più sono scioccato. Veramente non ci sono più parole per descrivere il ribrezzo verso certe affermazioni. Aiuto. C'è cosa più difficile. Basta, Marcello. Ancora dai. Quello. Dove l'hai messo il team? Sto arrivando, sono morto. Quindi... Come i migliori... Come qualcuno che non ha capito come funziona il limbo. Allora, lo sto mettendo dentro la porta, eh? Appena oltre la porta. Ok. Ah, se no, lascialo stare. La knowledge, non la knowledge. Che cos'è che era sta cosa? Bro, è la knowledge. Non la knowledge. Perché se la knowledge non la knowledge. È brutto. Oh. No, di che canzone ero? La knowledge si chiama di Mattak, anzi di Pokespan in realtà. Boh. Probabilmente te l'ho fatto ascoltare io. Possibile. Che cazzo è che ti fa trovare certe perle altrimenti? Bro, te faccio ascoltare io alcune perle. Vabbè, Marcello. Beh, basta! Non stavo parlando io della brasiliana, No, raga, no.
Ok, grazie. Se è di Sassari non lo voglio sentire. Io prendo le distanze da Sassari. A Sassari non è mai successo nulla di buono. Conta che io devo andarci per una laurea a Sassari, no? La prima laurea poi. C'era uno che andava in fisica che davvero se la faceva pendolare a Sassari. Cioè da Sassari a Cagliari. Me lo ricordo. Esatto. Ma non veniva tutti i giorni. Meno male. Anche perché altrimenti in un giorno non riuscivo ad andare e tornare. Infatti. Io dormirei in stazione a quel punto, cazzo. Minchia. Ma poi. Cioè. Poi. Che minchia, ma cazzo. Stavo informando su. Sui. Come cazzo si chiamano? Sulle esercitazioni in laboratorio. Come cazzo si chiamavano? Proprio così, esercitazioni in laboratorio. Sì. Cioè... Era che dovresti presenziare obbligatoriamente. Lui era incasinato. Vabbè, da noi letteralmente tutto in tutto con l'obbligo di presenza, quindi. Sì. Dobbiamo farla ancora un'altra volta, giusto? Sì. Sì, ma Fra non ce la fa. Non ce la fai, Fra. No. Ce la fai? Ah, ok. Ci stiamo. Se facciamo un'altra volta da spiega, poi. Ok. Però fatemi raccogliere tutto. Oh, porca. Vado a farmi un paio di livelli. Anzi, prima. Controlliamo se posso fare qualcosina qui. No. Lastra. No, non posso fare un cazzo. Comunque ho avuto un culo da poco. Cioè. E chi te l'ha dato? Ce n'è sempre un culo. Bro, non come questo. Non è grosso su cose come questo. Praticamente. Okay. L'hai voluto tu, spiega. È vero. Sì, sfortunatamente. Letteralmente. Non ti puoi perdere. Con l'anello o no? Come? Con l'anello oppure no? Il culo. Questi qui prima di interrompere la storia. Messo il simbolo con l'anello. Ok, grazie. Con l'anello nel culo. Aspetta, che devo fare delle cose io ancora. Dove tu vai, continua. Stavo leggendo un dialogo e praticamente c'è questo tipo che fa, che è nato come youtuber, che fa video di sicurezza informatica, che poi ha aperto uno store. Oh, appena nato, fortissimo. Uno store di tutorial. Vai, ignorato. Dai, ha fatto anche una certificazione da poco, okay. Che è proprio certificazione di quelle normali, quindi esame che dura un bel po' e cosa. E questo qua impazzisce ogni tanto da roba gratis su Twitter. Oh. E quindi è andato tipo questo bundle che era un voucher per la certificazione, per l'esame, più il materiale. Proviamo a vedere se c'è il percucotore, spiego. A gratis. E l'ho preso tipo il giorno. Ma in treno appare una roba del genere, quindi. Ma che lo faccio dopo? Dicevi, ripeti un attimo. L'ha dato, cioè, l'ha messo gratis tipo il giorno del mio compleanno, una roba del genere, quindi timing perfetto. Uffa, nice. E oggi ho annunciato che alzerà il prezzo di quella certificazione. Da. Mi sa che adesso è da tipo 200 o 250 euro. E l'alza 1500. Marco. It's fucking good. Roba gratis. L'ho appoggiato. Ok.
E l'esame è un cancro. Perché hai tipo 8 ore per praticamente c'è tipo una macchina, cioè una macchina che devi hackerare, una moto. Mm-hmm. E devi trovare tipo insomma, un minimo di 30 vulnerabilità diverse per passare l'esame. Poi hai 24 ore per creare un report di tutte le robe. Ma ce l'hai la neve? Più tutta la documentazione necessaria che sarebbe obbligatoria in, se effettivamente stessi lavorando. Quindi è un cancro. Adesso sto studiando per quello, infatti. E morirò nice. Probabilmente nel mentre. Per figo. Io l'altro giorno ho contato gli esami che mi mancano per laurearmi. Ed è una cosa positiva o negativa? Ok, ho capito. Mod. Però dai, 29 con refi. Ti spiego mi come piace si fa. Come nome refor. Refor. Vabbè, noi ti refi. Ma... Vabbè. Più personale. E più refor... amici della vita, amici per refor la vita. Refor come si dice? È più nickname. Tosinante. Tosinante. No. Era super amichevole il giorno dell'orale. Tanto. Non posso dire niente che è registrata questa live. No, ma non so con confidence, ci stavo. Cioè, si vedeva che... Beh. Che odiava le persone un po' di meno del solito. Eh sì. Non le odia come Bart. Avrò avuto una... No vabbè, Bart non è che delle persone, è semplicemente... Il suo cervello è troppo grosso per stare al passo con quello degli altri. Minchia davvero. Bro, io ti dico solo, passa... A Cyber Challenge ti fai letteralmente entri, la prima cosa che fai è il cripto. Cazzo, crittografia con Bartoletti. Aia. La prima lezione è così, dici dai, vabbè. È difficile, ma ce la si può fare. Qui arriva la seconda lezione. Qui arriva la seconda lezione. In tutte le seconde lezioni sono zero. Ah? È tutto un sogno. Sì, sì, è tutto un sogno. Cioè, se non ti io ho passato 6 bracciali e poi sono andato in casa. È tutto nella mia testa. Vabbè, l'ho fatta. Stavo guardando la live in questo momento. Ah, ok, capito. Godo. Guarda, Bartoletti che comincia a spiegare l'RSA, è divertente. Cos'è l'RSA? L'ho già sentito. È uno degli algoritmi più usati di crittografia. Secondo me l'ha sentito perché mi pare no, che sia la stessa sigla delle no, cose degli no. Anziani. No, sì. No, l'ho sentito per quel motivo, dai. Okay. Io sì, veramente. No, l'ho sentito perché avevo fatto la tesina delle... Delle superiori con sulla crittografia e c'era l'algoritmo RSA. Fra, sto tornando. No, sto andando io da voi. Tagazzo sta tornando. Minchia, scusa. Per l'intrattenimento. Minchia, mi sono cagato, spiega. Non andare troppo avanti. Non... Meno male che non ho colpito. Vabbè, ti stai annoiando, però insomma. come gli americani che si annoiano e si mettono a sparare a cose. Dai, mi diverto anche io. Dai. E dai. È come il tiro al pagliaccio dove lo devi far cadere in acqua, no? Che sto sprecando tutto. Ragazzi, perché non... Devi prendere la mira col binocolo.
Quasi, quasi. No, aspetta, te ne do un altro No, po'. mamma. Che Vieni. spreco. Aia, figlio di puttana. Puttana tua mamma. Sto parlando a un geco, quindi posso. Coglione. Adesso sto parlando a te. Ti spacco il culo, spiga. Coglione. Vieni qua. 1v1. E tu? No. Spazio, eh? Comunque c'è un mio amico che, vabbè, cozza per fra, che si è fatto, aveva un concerto a Olbia Dario, cioè, Non funziona il binocolo. e si è fatto da Cagliari Olbia, Aspetta, tipo. dai, droppami le bombe che lo facevi. Minca, sta proprio annoiando. Andiamo Vabbè, dai, una. ci Emiliano, sta. sono soldi. Sono soldi. Che bell'uomo. Ma quanto è umano lei? Scazzata, sa. Non potevo lasciarlo perché ce l'avevo equipaggiato. No, me la fate droppare. Non ti so dire. Frammento grande di frammenti. Cioè, sto per fare la cazzata. Vediamo se... No, vabbè. Niente. Aspetta, forse ne ho altri. Il content. Il content. Secondo te con le urne stregate esplode? Ma non usarle Ma non me ne qua. frega nulla, spiega, non le userò mai. Va bene. Boh, in teoria sì. No, secondo me non è influenzato da questa cosa. Sto mettendo il simbolo dove ci sono quei due cavalieri. Avete Sì, secondo me non funziona molto il... Hanno... capito? Sì, ti ho capito. Siamo lì, però. Dove ci sono... No, le ho finite! Volevo farci esplodere. All'aperto, prima della porta col ramo, vero? Ok, sì. Sì? Stavo per cadere nel vuoto. Ma è vero, io non ho mai preso. Non mi ha fatto così tanti danni, mi aspettavo peggio. Madonna, dicono. Spiega, ma tu sei... Ma tu Ce l'ho in culo. sei... Omosessuale. Doppio diavolo o Anastasia? Io... Chi? Anastasia. Chi? Anastasia. Anastasia. Oh, il mio personaggio preferito di Giorgio. Non lo conosco. Ma lo conosci? Ma No, non lo perché sei il conosco. presidente degli Stati Uniti? Eia, com'è che si chiama lui? Chiama Spoiler. DDCDC. Anasui comunque. Obama. Soda! Sì, sono Anasui. No! Lui è grosso, no? vabbè, spiega, dai, dove andrei così. Dai, prova a far esplodere quella cosa. Voi mettetemi il simbolo lì dove me l'ha messo fra. Arrivo. Obamna soda! Ciao. Spiega, ma tu lo sapevi che il gatto di Pimoni Wabi si poteva chiamare Obamna? Perché non l'ha chiamato così? Praticamente hanno fatto una live in cui hanno Noia. preso tot nomi che erano i più votati e hanno fatto votare la chat in una specie di torneo. E Che c'erano alcuni bello. nomi che erano veramente il peggio. Io speravo su Obamna perché se... Bro. Quando mi prenderò un gatto lo chiamerò Obamna, probabilmente. Metto il simbolo, metto il simbolo, l'anello, l'anello, l'anello. Madonna soda.
Ma dai, riesco a salire. Cosa serve la chiave antiquata, porco Giuda? A nulla, per quello è antiquata, non si usa più. Io ti ammazzo. Normalmente prendo una porta antiquata. O un forziere antiquato. Io vi ammazzo. Guarda. Io no. Comunque, secondo me, la figlia di Doppio ha un potere del cazzo. No, ma perché? Per avere un padre che cancella il tempo. Vabbè, non lo decidi tu. E poi è... non è il potere, ma è come lo utilizzo. Non ridere. Non ridere. Come lo usi? Cazzo. Tipo le fusioni. Specifica di fusioni di che tipo? Le trasfusioni. Le fusioni. Quelle che fai lì. Con le persone. Quando due persone si amano. Sì. Più così. Spiega, dove cazzo stai andando? Sto scoppiando questo barile, aspetta. Scoppialo, frari. Dritto, spiga. Dove ci penso io? Simbolo. No, suca. Aspetta. Leva. No! Minchia, Dario, cazzo, fatti i cazzi tuoi. E intanto il muro si è rotto. Volevo farlo io. Madonna. Vabbè, ci sei di un'ora. È mudo. Il gioco è mio. Il gioco è mio. Mamma. Hai comprato tu, è il tuo proprietario. Che palle. Spiga, la proprietà della From Software. Se vuoi vieni a casa e ci giochi tu al posto mio. Vabbè. Cosa dai per te? Sono venire io, che non c'è dove. No. No. È Dario quello che vuole giocare il TikTok, non tu. Dove sta già giocando? Beh, ma il mio, non al suo. Che potrebbe esserci un problema, Spi. Che cosa? Sei morto? Non ancora. I'm not dead yet. Jeez. Sto arrivando qua. Fai attenzione, fuori. Fai attenzione ai borseggiatori. Ah! Fai attenzione ai borseggiatori. No, no, no! Non li faccio attenzione ai borseggiatori, cazzo. Non la faccio. Pezzi di gente. Sì. Non dirlo a me. Si sono buttati di sotto, vabbè. Sei stato evocato. Oggi sto mangiando dei grissini. E avevano tutta un'altra consistenza. Li hai pucciati nell'acqua, che cosa hai fatto? La cosa bella è che non avrebbe fatto ridere finché Marcello ha riso. Marcello non è... aspettate come... Oh, magari erano gommosi, che cosa ne sai? No, non erano gommosi, erano particolari. In realtà erano stecche di liquirizia. Frizzanti. Quella non credo che conti come consistenza. Per dirti che a un certo punto sapevano tipo di... consistenza. A un certo punto sapevano tipo di riso soffiato. Sto cazzo. Sapevano tipo delle gallette di riso. Ma che... ma anche la consistenza era particolare. Cioè, non lo so, era uno strano. La metti con la direzione. Cosa? La metti con la direzione. L'orto dove è test. Ho sbagliato il lato. No, spiga, stai lì, facciamo il giro noi. Okay. Come hai sbagliato il lato? Spiga, perché non hai aperto il cancello, scusa? Perché ha sempre fatto così, da quando stiamo giocando, noi, quando arrivavamo noi, c'era lui lì dall'altra parte, soltanto che questa volta lo doveva aprire il cancello, però è comunque andato dall'altra parte. Già. E lì ci sono le mie anime. Figurati. Figurati. No, spiga. No, la pellegrina, spiga. E qui? Che cazzo me ne prende? E le anime, non se le prende poi, è un casino.
No, più che altro è perché è un enchanter, quindi dalla distanza. Sì, fa un botto di danni poi. Raga, io rischio di morire se non lo uccidiamo tipo adesso. Ecco, okay, perfetto. Top. Basta chiedere. Ehi. Ma che? Ma dici a lui? Al suo personaggio. Vabbè. Raga, scendi se non sale. Minecraft. No, se ci sono già io giù non dovrebbe salire. Occhio che è arrivata l'altra. Per la prima volta che ho giocato questo gioco l'ho mollato per questo boss. Pensa un po'. Who's laughing now? Who's laughing? Mi ha fatto in co-op questo è molto stupido. Fatto da solo un po' da solo è cancro, cioè forse adesso ci riuscirei. La prima volta è un po'. Ma non è neanche detto. Porca troia. Vabbè, mica ogni volta che mi avvicino mi becco una statua in faccia, mi toglie un quarto di vita. C'è un angolo stupido. No, minca, io da mago non posso fare nulla, incredibile. Tu devi stare lontano. Grande fratelli. Grande fratelli. Ora posso tornare a casa. Io devo ancora aprire il muro che c'è qua. Dio. Fatemelo dire, Dio pastore delle genti. Fatti direttamente il giro da. Sì, faccio il giro dalla Bastiglia. Dalla pastiglia, dalla persecutore. Sì, ma adesso vado a farlo. Che c'è anche roba da quella parte. Infatti vi consiglio di farlo anche voi. C'è anche il persecutore. Esatto, c'è anche il persecutore. Facciamo anche l'altro persecutore, dai. Dai. Spiegati, sì, spiega, scusami. Dai, ti mangio la testa. Sì, dai, facciamolo, così ce lo rimane. Dai, su. Tu vuoi fare per. Doppio per. Eri the Platypus? A Platypus? Ninjato, Marcello. Cioè, forse è ninjato? Stai per dirlo? Stai per farlo? Stai per dire qualcosa di che riguardava per Nero Ritorinco? No, non sono no? per i Scrubs. Ti conviene? Con che mica, babà? Come? Con che ginocchio? No! L'ha detto! Mamma l'ha detto! Mamma l'ha detto! Mamma! Ragazzi, ma che cazzo me lo fa fare? A quest'età. Che io sto andando fuori di melon. Oh, signor mago, quando ho sconfitto le sentinelle non è che mi dai magia in più, un cazzo di niente, incredibile. Quindi dopo ci vado anche io a parlare col signor mago. Sì. Bravo, che bravo Dario. Però male, eh? Sì. Ci vado io a parlare col signor mago. Picchiato. Beh, poi a dire la verità è più lui che ha picchiato me, però. Non proprio. Oddio. Mica, mi ha ucciso due volte. Perché però voleva il drop, mannaggia lui. Quel drop non è. Cioè, il drop me lo dava tipo al dialogo dopo. Lo so. Allora, ma sei tu che sei partito che lo volevi ammazzare? Lo so che lo volevo ammazzare. Vabbè, Fra mi ha detto, no, non farlo cadere in acqua che parti il drop. Io me ne sarei fregato e il drop l'avrei ammazzato. Perché sei uno di quegli infami bastardi.
Il gioco ti dà questa possibilità. Dovresti poterlo fare. In Dark Souls 2 ti davano anche. In Dark Souls 1 ti davano anche dei premi a volte. Che ti facciamo scoprire la lore. Minchia, che premi è merda. Eh? 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 Oh? Cosa? Io non ho sentito veramente, però. Ma nessuno ha sentito veramente. Che premi di merda. Ah, perché, scusami? Si scherza. Dario. Ci fa ingoiardia. Amici. Ci sono tanti modi di giocare a un gioco. Facendo certe cose premiano anche altri stili di gioco invece di quelli che seguono solo le quest così come te le propongo. La creatività, il guizzo, l'artista. Madonna, no! Chi lo mette? Adesso è spawnato. Forse spona se nasci in quel falò. Ma scusami, anche prima siamo nati in quel falò. O dici il falò di Macduff? Il falò di Macduff. No, di io ci sono andato quando ci siamo andati dal falò iniziale è andato, boh. Ahia, lo stomaco. Oh, non so. Io spero che risponi adesso al persecutore. Hai sparato un incantesimo a cazzo. Al cazzo. È brutto. Brutta storia. No, raga, io per 3 volte non riesco a farlo questo qui, eh. Vabbè, lo facciamo solo da me. Sì, dai. Così poi il resto ce lo facciamo off camera. Vabbè. Nei veri Witcher. È disparato. Sta arrivando. Perfetto. Ah sì, se ti allontani troppo lo spawn. Nel mio caso era tipo 1 centesimo di millimetro. Vabbè. Ah, qua c'è il tizzone smorto che devi dare a quel coglionazzo. Sì. Meno male che siamo venuti a questa parte perché non me lo ricordavo. Mica così mi posso fare i chest. Ah no, cazzo. Ho appena realizzato una cosa. No. Io volevo farmi Cestus, uno avvelenato e l'altro sanguinante, ma non posso. Perché no? Perché mi sa che i Cestus non funzionano così, infatti. Cioè, se tu hai un Cestus in una... Ah no, forse funziona. Devo provare. Perché praticamente quando prendi il Cestus a 2 mani col... come si dice? Col dual wielding... In realtà stai usando solo il Cestus nella mano destra, credo. Infatti finora ho sempre usato solo il Cestus. Comunque, allora, mettimi il simbolo. Maledetto. Mi manchi solo tu. Il coso per il dual wielding. Devi tenere premuto Y per un tot e dovrebbe cambiare posa. Eccola. Fatemi tornare all'ultimo falò. Il falò. Devo mettere l'anello? Sì. C'è. Saccalo. Dai, togliti l'anello, Dario. Madonna, che palle. Che palle tu? Ho tolto l'anello. L'hai trovato? No. L'hai visto? No. Dai, Dario. Quante anime hai? Io ne ho 325.000. 325.000. Ok, allora. Ma sei al falò del... Dopo l'uccello, sì? Sì. Ok. Ah, ecco.
arrivato. Ha detto uccello. Sì, Marcello ha detto uccello. Ha detto che ha fatto pure il rima con Marcello. Ma questa è la tua opinione? Questionabile. Questionabile. Non credo neanche che sia una parola questionabile. Beh, se sia un mix di italiano e inglese, però va bene così. Vabbè, è lo stesso. No, vabbè, il meme. Eh sì, è proprio quello. Il meme. The meme. No, aspetta, il persecutore è dall'altra parte. Va bene, spiega, dai. Vai a insegnare a babacco Dario. Scusa. No, Dario, non è quello il modo in cui devi usare quella cosa. No, vabbè. Più o meno. Non era prego, proprio corretto al 100%. Sì, prego. Gikabu. Oh, puttana. Ma questo prima c'era. Sì. Non ricordavo. Oh, ma... stava per uscirmi una parola che non avrei dovuto mai dire. Che non dovrei mai dire. Mai proprio nella vita. Mai. Minchia, meno male che Silvia c'è. Meno male. Ma tipo quella che dici dopo You're a Ghost. Sarebbe un peccato dopo due ore di live andare... andare a cancellare il VOD. Già. Sembra quasi che sia qualcosa... a cui avete già pensato, come se questa idea non vi fosse venuta in questo momento. È strano, vero? Eh sì. Sembra quasi che... di cancellare il... è una cosa già successa. No, no, ma dove mai è successa questa cosa? Adesso vi insegno un trick. Si lascia il VOD up, poi, quando cominciate a fare successo, avete un botto di gente che vi segue. Sperate che qualcuno vada a ricercarlo e facciamo un video di scuse. Esatto. E così diventate famosi perché i video di scusa sono tipo la... il principio di youtuber. Onesto. Beh, ci sta, dai. Attiche. Molto vero. Comunque, no, mi sa che comunque con due Celtus faccio più danno. Avevo capito che... non è più uno, come si dice. Vabbè, io sono stanco. Va bene. Chiudo tutto. Chiudo tutto, così possiamo dire tutte le parole che vogliamo.